questo libro perché abbiamo una grande fiducia nella democrazia. Abbiamo fiducia nella democrazia, cioè nel confronto e nel prevalere della razionalità. Ed è insieme a questo atto di fiducia è un segnale di ringraziamento al popolo della Valsugna, che in 23 anni ha insegnato a gran parte di un movimento che sta crescendo in Italia che bisogna pensare prima di tutto alle persone e solo dopo alle cose, agli oggetti, al cosiddetto sviluppo. Noi abbiamo provato a ragionare su questo, a ragionare sia sui processi che hanno portato a questa decisione del TAR, sia sulle scelte del movimento, sia sulla cosiddetta democrazia partecipativa, sia su quella che è una risposta che una politica incapace ha voluto delegare agli apparati, cioè alla polizia e alla magistratura, e sui problemi anche gravi che questa scelta ha determinato. Emerge che è un'opera nata in un altro secolo, in un altro mondo, nel periodo in cui esplodeva la retorica della globalizzazione e l'idea di una esplosione di consumi e di trasporti, le diverse proiezioni di traffico che sono state fatte dai promotori dell'opera, di volta in volta iperboliche, e poi li confrontiamo con i dati reali, con negli anni in cui si sarebbero dovuti raggiungere quei volumi di traffico, ne abbiamo un decimo di quello e i flussi di traffico sono in diminuzione. Beh, ci dice come quest'opera sia stata inventata da un gruppo affaristico, abbia trovato la connivenza di una parte consistente del mondo politico, si sia asservito i media e abbia costruito una ipotesi di spogliazione della comunità, non solo della comunità della Val di Susa, ma della comunità nazionale. È un'opera inutile che peserà sul nostro bilancio pubblico e sulle nostre vite per decenni, forse per più di mezzo secolo, senza apportare significativi benefici. Un libro molto ben documentato, in cui ci sono anche a confronto le opinioni di chi è a favore e chi è contro, per una vicenda su cui un cittadino comune fa molta fatica a farsi un'opinione, perché appunto dovrebbero essere tutte questioni, tutti fatti verificabili, cioè è vero o non è vero per esempio che l'Europa finanzierà in parte quest'opera? Questa è per esempio un grande punto interrogativo a cui si danno delle risposte false, cioè l'Europa non ha mai stanziato un finanziamento della TAR, sappiamo soltanto che al massimo potrebbe finanziare il 50% dell'opera. È vero o non è vero che ormai siamo obbligati? È vero o non è vero che è una decisione che è stata presa democraticamente? Sono tutte domande a cui nei giornali e in televisione non si dà mai una risposta, e questa è la risposta c'è. Siccome la TAV è diventato un fatto simbolico, perché appunto il fatto è che hanno o non hanno il diritto i cittadini a decidere della propria vita, del proprio territorio, della propria salute, c'è o non c'è il diritto all'opposizione, eventualmente anche con forme di disobbedienza laddove il confronto venisse a mancare. Sono queste importanti che credo che si proporranno sempre più spesso in futuro, visto che il conflitto sociale è destinato a aumentare.